Carissimo Salvatore, buonasera. Buonasera Franco. Ti ringrazio di aver accettato questo mio invito. Come tu ben sai, sono sempre alla ricerca di testimonianze di vita dei nostri concittadini, esemplari. E tu, carissimo amico Salvatore, appartieni a questa categoria di persone, di quelle persone che con il proprio impegno lavorativo, con esempi di correttezza civica e familiare, sono da additare ad esempio a chi oggi, al primo problema, non riesce ad andare avanti, perdendosi nei meandri delle incomprensioni. Il concetto del merito è, secondo il mio avviso, un fattore importante. Dare la giusta considerazione alla vita lavorativa e familiare a delle persone, a degli amici che, come te, è di importanza vitale per una comunità ed è la giusta gratificazione. Non possiamo continuare a parlare delle cose negative di questa nostra cittadina. C'è chi c'è e ci sarà sempre da raccontare del bene, di persone che, come te, nutrono sentimenti amorevoli per il bene comune. Ho desiderato accoglierti nel mio negozio, che è stato un luogo di reciproco lavoro, per tanti anni. Questo è un luogo che appartiene anche a te, caro Salvatore, come amico e come cliente fidato. Nei molti anni di collaborazione abbiamo svolto il nostro impegno per la nostra economia ed anche per dare un servizio alla città, sempre in accordo e nella massima trasparenza ed affidabilità. Detto questo, desidero sapere qualche altro aspetto della tua vita. Ed è proprio per questo che oggi ci troviamo qui. Nei limiti del possibile, raccontami della tua fanciullezza e via via delle tue esperienze lavorative. Grazie Franco per il tuo pensiero verso di me. La mia carriera da piccolo, diciamo così, io sono nato a Gioia Tauro il 17/5 del 35. Complimenti, porti grazie, benissimo. Grazie. Sono il terzo fratello, eravamo otto maschi, poi eravamo quattro viventi, i quali sì. Adesso sono io e un altro mio fratello Vincenzo che si sì. Trova a Sanremo. Sì. Noi siamo, diciamo così, una famiglia umile. Mio padre era magazziniere della ditta Armonico, da cui iniziarono mio nonno, i miei zii, i miei fratelli, tutti sono usciti dalla ditta Armonico. Io da piccolo papà mi mandava a scuola, ma io avevo una testa proprio di... Sì, sì. Che preferivi lavorare. Forse la prima l'ho fatto quattro anni. E vabbè, poi... Andavo a scuola e andavo, mio padre mi teneva anche al magazzino lì, sì, dal Bonico. Mi sono cresciuto anche con al Bonico, certo. E perciò c'è questa sì. Amicizia con loro. Ma con l'ingegnere principalmente? No, con l'ingegnere, con Camillo, con Enzo, al professor Camillo l'ho imparato io a cominciare a sì. Camminare. Certo, era. Insomma, quindi, è sì. Una vita un pochino... Quindi hai appreso, diciamo... E poi papà... sempre operaio umile e affettuoso e ecclesiale, eccetera. Uomo di chiesa, che poi spiegherò perché è stato uomo anche di chiesa. Ci ha portato i quattro figli tutti a un mestiere, sì. Non andare a lavorare, sì. Quindi. E un'educazione non indifferente. Papà era una persona molto precisa. Sì. Nell'elezione del 46. È stato premiato mediante un corriere dal Vaticano, è venuto a portare un assegno da 20.000 lire allora a papà, sì. Sì. Perché era un grandissimo dono della Democrazia Cristiana. Sì. Scelba De Gasperi 10.000 e Scelba 5.000. Per i meriti che ha avuto di allora. Sì. E la diciamo così, in quel periodo c'era una guerriglia, a mio padre lo volevano uccidere. Sì. Quanto è vero che sì. Nella porta dove c'è
di fronte all'Immacolata, sì, c'era scritto all'era, morti all'era Cosimo De Gasperi, sì, e all'era, sì, a morte De Gasperi Scelba, e Cosimo all'era e il Toscanino, ah, sì, che era un altro operaio della ditta Albonico. Sì. Quindi la mia casa era un pochino guardata anche dalla polizia. Darlo, sì. E questo è per la mia fanciullezza. Poi siamo, sì, stati spollati. Sì. Durante il periodo della guerra siete andati fuori Gioia. Ad Anoia. Sempre con fame e senza fame. Beh, certo, erano quelli, quel periodo. Poi siamo ritornati e ho, sì, cominciato ad andare all'arte. Sì. Ho cominciato con i fratelli Gaglioni, cioè con Rocco, con, sì, il papà di Rocco Gaglioni. Con il papà di Rocco. Mastro Filippo, allora, era un vecchietto. Io non ricordo, non ricordo. Non lo puoi ricordare, no, Franco. Non ricordo. No. E allora poi sono entrato pure con Rocco, perché Rocco lavorava ad Armonico. Sì. E poi è venuto anche Ippolito. Io sono nato lì. Poi, sì, sono andato a lavorare con mio fratello, da mio fratello a Taurianova. Sì. Da 14 anni in poi sono andato lì a Taurianova da mio, sì, fratello. E quindi... Quando hai preso l'arte... Ho preso l'arte, sei... e ho cominciato a... Persona umile e precisa come mi ha, certo, cresciuto mio padre. Certo. Ho avuto tanti lavori da fare. Sì. Prima andava male perché non, sì, mi conosceva nessuno. Certo. Ma poi a mano mi hanno conosciuto. Certo. E io ho iniziato a fare dei grandi lavori. Dei grandi poi lavori. Per la Siop, per la, sì, la Sielt, per, sì, la Calabria, SCE. Comunque un'altra società, diciamo. Elettrica Calabrese. Ah, società Elettrica Calabrese, forse, sì. Poi... Enel, poi, sì, ho fatto dei lavori e poi ho iniziato l'auto. Qual è? Vabbè, un'altra costruzione giù, che, no, cosa? L'aeroporto alla Mezza. Ah, l'aeroporto alla Mezza. L'aeroporto alla Mezza, ho fatto un sacco di lavori. Sì. Ma sempre, naturalmente, lavoravi il ferro, caro. Sì, Salvatore. Sì, sempre, sì, sempre ferro. Ho iniziato a lavorare lì con la ditta Falsura, sì, che praticamente ho fatto tanti lavori. Certo. Ho lavorato per la, sì, polizia, ho lavorato, certo, per, certo, la finanza, ho, certo, fatto tanti lavori. Tanti lavori. Quindi si vede che sono... Che eri meritevole sicuramente della loro fiducia, certamente. Loro fiducia, perché, quindi, certo. E poi... E qualche lavorante ce l'aveva agli inizi oppure no? No, sì, c'era una piccola officina. Sì. Prima ho iniziato in un'officinetta da 5x5. Sì. Poi ho iniziato 250 metri, sì, a casa mia, sì, e piano piano sono andato avanti. In un, certo, piccolo locale a casa, sì, mia avevo già i quattro operai e quattro, sì, apprendisti. Certo. In quel, certo. E quindi io ci lavoravo. Certo. Ho avuto come clienti di Gioia, sì, la ditta Bagalà, certo, Giacobbe. Io ricordo un particolare tuo lavoro che è anche suffragato da due bellissime fotografie, quando hai sistemato il ponte a Rosarno, che è stato un lavoro di ingegneria quello, sì, vero? Sì, c'è stato l'alluvione, sì, ha spostato un pilastro, cioè il, sì, pilone, lato Gioia. Sì. Lato sud, sì, e allora lo dovevano smantellare il pilone, sì, e farlo di nuovo più grande e più, sì, consistente. E allora con gli architetti dell'ANAS abbiamo realizzato un cavalletto che io, sì, poi ho messo, sì, e poi quando è stato poggiato il ponte sul cavalletto, sì, hanno demolito il... Cioè, è stato un lavoro... E poi l'hanno rifatta e io, sì, l'ho messo a posto. Certo. E quindi, diciamo, hai continuato sempre, sì, sì, sempre, sì, a lavorare il ferro, perché il tu, ferro, sì, se non ben ricordo, l'alluminio, quando subentrò, non lo lavoravi, no, l'alluminio. No, l'alluminio non l'ho mai hai sempre lavorato il ferro. Il ferro, sì. Porte, allora c'erano i porti... gli infissi in ferro. In ferro, sì, certo, ferro. Solo ferro, e certo. E quindi ho avuto... tante operaie, tanti, certo, giovanotti, certo, tanti che adesso sono chi dottore, chi... Beh, certo. Hai fatto da maestro, da maestro a tanti giovani ragazzi. Sì, centinaia. Centinaia. E quindi poi, bene, ho avuto
mi sono sposato con, sì, con la mia compagna. Sì, con tua moglie. Con mia moglie. Se non vado a casa mi piglia. Appunto. Gourmet di allora mora. Ho avuto quattro belle bambine. Quattro due belle maschi bambine. E due femmine. Il quale il terzo mi è morto, maschio. Quindi ho due femmine e Cosimo. E Cosimo che tutti conosciamo. Ecco, dobbiamo anche dirlo. Arriviamo piano piano. È una peste, certo. È un fine mondo. Ma è comunque, sei cresciuto Cosimo nel tra il fuoco, il ferro, i martelli. Scuola, che sì, era il diploma, sì, di geometra, sì, eppure certo, mi aiutava a me. Certo. Una volta racconto un fatto che è capitato, scendo giù da sopra la casa, e scendo giù, prendo un martello, si prende un'unghia, la strappa, e se ne va sopra, sì, e anche un pianto. Scende mia moglie, che è successo? Non sapevo niente. Da piccolo era sempre così. Conosciamo tutti. E poi è uscito quello che è. La valenza di Cosimo, che in effetti dovremmo dedicargli qualche altro pensiero, perché l'arte di Cosimo ormai è in giro per il mondo. Esatto. E credo che per te è una grande soddisfazione nel momento in cui Cosimo compone le sue opere, che come dicevamo sono in giro per l'Europa. Bene, quindi hai cresciuto, diciamo, la famiglia sempre con il tuo lavoro. Le femmine sono uno spettacolo, perché sì, hanno un bel negozio. Che certo. Sono due femmine che ti hanno dato... Quanti nipotini in tutto hai? Io c'ero otto nipotini. Otto nipotini, nipotoni, adesso nipotoni. Non raddoppiare perché i nipotini si sono fatti nipotoni, nipotoni. I ragazzi, certo, interessati, eccetera. Comunque, tutto sommato... Io sono fiero dei miei figli e vivo per i miei nipoti. Certamente. Questa è la mia storia. Certo. E la sensibilità che tu hai sicuramente ti dettano, diciamo, a seguirli passo dopo passo, come sempre buon padre e adesso come buon nonno, certamente. Sicuramente. Bene, quindi hai continuato sempre fino a poi, insomma, a smettere, a passare la mano a Cosimo, sicuramente. Poi abbiamo fatto la legge a livello 48, sì, abbiamo fatto, sì, un capannone, certo, quindi adesso mio figlio ha un capannone, sì, che... Sì. Ebbene, speriamo che vada bene. È stato anche Cosimo, dal punto di vista oltre che artistico, anche imprenditoriale, una valida persona per Gioia Tauro, che ha dato e dà lavoro a tante altre persone, diciamo. Ecco, cosa mi puoi raccontare di qualche aneddoto di quegli anni? Qualcosina, non so. Te ne racconto una solo per ridere. Sì, sì. Io viaggiavo per Taurio Nova a lavorare con mio fratello, sì, e allora c'era la dottoressa Ioculano, che viaggiava, sì, che veniva a Taurio Nova, sì, pure, e andava in farmacia, sì, e la maestra Richichi, che, sì, andava a scuola, sì, a scuola, e si viaggiava col trenino, sì, adesso una c'è ma l'altra se n'è andata al di là, sì, e si viaggiava col trenino, e sul trenino, andando verso Taurio Nova, pioveva e dovevamo mettere l'ombrello dentro il vagone camminavate con l'ombrello, certo, insomma, certo, i sacrifici ce ne sono stati fatti, sicuramente, però hai sicuramente avuto una grande ricompensa nella crescita dei figli, che ti hanno dato soddisfazione. Poi, dimmi. Te ne posso dire un'altra cosa? Sì. Io nel 59 ho fatto una bici, una... Sì, infatti. Ho fatto una... Bici marina, cos'era? Sì, cioè, era una... Un pedalò. Una bicicletta, sì, mia, pedalò, sì, era, che l'avevo realizzato, sì, solamente che allora la plastica non c'era. Sì. I galleggianti l'ho dovuto fare in lamiera e pesavano. Sì. Questa bicicletta pesava 70 kg, 70 però kg. Mi reggevo a me e due, sì, apprendisti delle galleggianti. Peccato che non hai dato poi continuità a questa bici. Poi sono andato, perché la famiglia aveva bisogno, io non potevo stare solo con questi. Certo, senza dubbio. Andare da famiglia. E sono trasferito a Sanremo. Allora, sì? E qui la bici l'ho lasciata qui. Ho capito. Quindi, e se
dato che i cose erano di lamiere, si sono infrancidi. Ah, quindi allora hai abbandonato l'idea. Non c'era allora. E dopo 15 anni se l'ha brevettata uno di Messina. Hai visto? Facendo la differenza con la mia non aveva niente a che, vedere, sì. Che ce l'ho io nella gazzetta del sud. C'è una bella fotografia, diciamo, io la conservo caramente, quindi... Bene, avremmo tante altre cose da raccontare, caro Cosimo, tante cose. Comunque già questa è una testimonianza di una persona a me cara, alla quale, diciamo, come dicevo prima, anche dal punto di vista lavorativo abbiamo sempre collaborato nella massima trasparenza, e quindi adesso ci vediamo anche un po' il meritato riposo, e quindi in qualche maniera sei sempre... vai a giocare a carte. bene Salvatore, e allora io non mi rimane che ringraziarti per quanto ci hai raccontato con trasporto e con trasporto emotivo, sicuramente, perché ricordare il passato scaturisce sempre una certa emozione. Io considero la nostra vita un piccolo affluente che incrementa la portata di questo corso d'acqua dove tutto scorre, ma a differenza di quanto si possa pensare, nulla si cancella. Non si può e non si deve cancellare il ricordo di quelle persone che con le loro virtù e qualità umane hanno colorato questo semplice ed umile mondo terreno. Tu, carissimo Salvatore, hai narrato e continui a narrare una pagina importante della tua vita, e sono certo che i tuoi familiari non possono essere che fieri ed orgogliosi della tua persona, poiché tutto ciò che hai donato oggi ti viene restituito con una moneta eccellente, la moneta dell'amore, caro Salvatore. E permettimi di concludere questo nostro dialogo con una massima di San Francesco. Un uomo che lavora con le sue mani è un operaio. Un uomo che lavora con le mani e il suo cervello è un artigiano. Ma un uomo che lavora con le mani, con il suo cervello e con il suo cuore è un artista. E tu lo sei stato, caro Salvatore. Grazie. Io ti ringrazio, Salvatore. Una stretta di mano per dare continuità alla nostra vita, alla nostra amicizia, nel rispetto di sempre. Grazie immensamente. Sono stato veramente felice di averti dedicato questo spazio, Salvatore. Grazie. Perché io ti porto sempre anche come esempio per tante persone. Grazie. Ringraziamo anche il nostro Ettorino, che è rimasto qui. Ecco qua. Ha ascoltato tutto. Grazie di nuovo, Salvatore. Grazie.